Le onde d'urto sono state introdotte in medicina alla fine degli anni 80, primi anni 90, per la cura della litotrissia renale, la calcolosi renale. Ma negli anni immediatamente successivi, a seguito di riscontri fortuiti e veramente di osservazioni occasionali, si è capito che in realtà avevano un effetto che va ben oltre il semplice rompere e spaccare i calcoli renali. Tant'è che l'uso di questa terapia è stato poi ampiamente applicato e lo è tuttora in ambito muscolo-scheletrico per le patologie dei tendini e dell'osso e poi anche nell'ambito della medicina rigenerativa. Di fatto sono delle stimolazioni di tipo meccanico che usate in ambito extraurologico, quindi extrarenale, non hanno l'azione di rompere o spaccare le strutture, i tessuti, anche se trattiamo l'osso, bensì di modulare i processi infiammatori, normalizzare quindi tutti i processi a livello del rimodellamento tessutale e indurre anche in alcuni tessuti i fenomeni rigenerativi. Quindi dobbiamo una volta per tutte, passata alla fase pionieristica di questa terapia, dire che non hanno un'azione distruttiva, ma se ben utilizzate, applicate con le indicazioni corrette, hanno solo degli importanti benefici terapeutici.